Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Battletree. Come al solito io sono Lorenzo e l'altra volta nei commenti mi avete chiesto di giocare Lilligant Torkoal. Adesso non ho potuto ancora pillarci insieme, ma vi prometto che vi presenterò il massimo esperto italiano di Lilligant Torkoal, che purtroppo non è una leading vincente, poiché tutti si aspettano la leading, tutti partono con i resistor al fuoco, quindi è sempre un problema, devi andare sempre sleep powder e anche se va ci sta che tu perda tranquillamente. Un'altra delle leading, infatti vincente di questo team, è Lele Porygon e dietro Torkoal Gigalith, perché alla fin fine uno si porta il Garchomp e il Tank Water di turno, per la leading non ha fake out, non ha maniere di impedire il setting della Trick Room, Porygon diventa immortale e Torkoal più Gigalith dietro sono devastanti. Quindi intanto osserviamo un attimino il team, appunto Porygon con Toxic per gli Snorlax e per gli altri Porygon, Mimikyu che è un altro setter con la Mental Herb per i Taunt, Rock'n Z su Gigalith, Specs su Lele, Torkoal classico e Lilligant classico. Quindi direi di iniziare subito a giocare. Ok, Gyarados Arcanine, Fini, Porygon, Snorlax e Nihilego. Ok, questo può partire in molte maniere. Però, se io partisse con Lilligant, potrei sparare il suo Porygon. Lui potrebbe rispondere con uno switch in di Fini, però si prenderebbe il danno dalla mia leading. Lui è un Trick Room, ho bisogno di Porygon per toxicare Snorlax. Ok, facciamo così. Porygon, Lele, Torkoal, Gigalith. E infatti Porygon e Nihilego. Nihilego mi fa One Hit KO su Lele. Io ho bisogno di intossicarglielo, quel Porygon. Tocca buttare Gigalith. Ok. Sludge Bomb. Return. Ok, ci siamo. Con Nihilego non può uccidermi Gigalith. Con Porygon rischio e basta. Mi può servire però dopo. Posso provare uno switch in di Tapu Lele su Porygon e provare la Z su Nihilego. Che mal che vada, uno switch in dovrei essere efficace su tutti. Ok. Return 69 è tantissimo. Continental Crush 83% su Fini, Wikiberry. Oh, ottimo. Ok, questo. Ora è una buona situazione, possiamo settare la Trick Room senza che il Porygon avversario ce la tolga subito. Possiamo provare Trick Room e Torkoal. Protect. Recover. Perfetto. Quindi Porygon dovrebbe morire di Eruption. Noi andiamo full sicuro, gli spariamo anche un Ice Beam e vediamo. Nihilego. Ok. E noi spariamo comunque un Eruption. Abbiamo due turni di Trick Room. Speriamo vada bene di non missare Rock Slide e che lui non prenda doppio Protect. Ma dovremmo aver vinto matematicamente, anche perché scaduta la Trick Room la risettiamo con Porygon. Well played. Ok, giochiamo la seconda. Ok, Arcanine.
Araquanida, Mazdail, Mach, Tapu Koko e Gudra, ma noi non ci facciamo intimidire. Partiamo una leading classica, nel caso facciamo una Sleep Powder, occhio a Gudra che ha Sapsipper e a Tapu Koko che mette il campo per far rimanere svegli i Pokémon avversari. Ok, Araquanid, Mazdail. Sono convinto mi spari un Liquidation sul Torkoal. Provo a uccidere Mazdail. Speriamo Leaf Storm. Ottimo. Earthquake. A questo punto posso fare Sleep Powder su Aquaranid e settare la Trick Room. Vedete, la forza di questo team è puntare tutto sulla velocità all'inizio per poi fregare l'avversario con la Trick Room. Lui si aspettava una Protect, io ovviamente ho missato quello che non dovevo missare. L'Eruption è comunque a 129. Ok. E adesso dovrebbe iniziare lo sweeping perché entra Gigalith e Eruption più Rock Slide. Hai voglia se ti uccide. Però se si sveglia e mi fa wildcard, sono un po' nei guai. Se si sveglia e mi fa liquidation, sono un po' nei guai. Quindi no, per non saperne leggere né scrivere. Esatto. Mi si spara il Continental Crash. Poi con Eruption ci sarà una doppia Protect, forse proverà a fare Bulldoze con Arcanine, non credo. Proverà alla fine della Trick Room una volta buttato Porygon, questa partita è vinta. Krokop, Morning Sun, proviamo la Trick Room. Abbiamo il lanciafiamme. Se fa doppio attacco su Porygon posso comunque vincere. Non ho capito questo extra rapido che funzione avesse. Forse da ridurre la potenza di eruzione. Però questa partita oramai è vinta. Arriva il damage della sabbia. Noi spammiamo Flamethrower su Arcanine, che tanto non ci fa nessun Wind KO su Gigalith, che entrerà e con uno Stone e una Rock Slide lo shotta. Ah sì, intossichiamolo. Well played. Ok, direi l'ultima. Ci siamo. Sarina, finalmente vediamo la nostra Sarina. Fini. Politoed, io odio Politoed. Arcanine, Togedemaru e Talon. Che razza. Che razza di team è questo? Direi che mi conviene partire Porygon le Torkoal Gigalith dietro. Altrimenti no, non ne cavo fuori le gambe con Talonflame. Poi Politoed. Politoed dà noia sia Torkoal che Gigalith.
a Gigalith un po' di meno. Dovrei shottarlo anche con Continental Crash, però. Ok, Arcanine, Sarina, classico. Sarina ha un'abilità che se non sbaglio protegge gli alleati. Noi però facciamo un bello psichico e speriamo di shottarlo. Arcanine non mi preoccupa. High Jump Kick. Flare Blitz e resiste. Ragazzi, Porygon. Porygon è invincibile. Signori, primo kill, Tapu Fini. Ok, un bel recover. Psychic mi conviene farlo su Fini. Calmamente. Dovrei riuscire a shottarlo con Continental Crash adesso col Fini. Oh, lui non ha più possibilità di fare switch in. Però se mi uccide Porygon e la Trick Room finisce un casino. Ma sì, puntiamo tutto su Fini. Scald. Calm Mind. Drop di difesa, ragazzi. Recover e Psychic. Se protegge con Fini, il nostro Porygon rimane in vita. Ok, Scald. Moonblast. Resiste il nostro Leve. Poiché Specs è fatto apposta, non ha investimenti in speed e quindi è bulky come Dio comanda. Noi spariamo un Trick Room, buttiamo Torkoal sul Lele per indebolire gli Scald, eccetera. Moonblast fa 40%, Scald fa pochissimo e parte il Trick Room. Direi che possiamo intossicare Sfini e fare Solar Beam dall'altra. Bueno. Ancora. Va benissimo. E così la partita finisce. Il nostro avversario forfetta. Io vi ringrazio dell'attenzione. La prossima volta, come vi ho già detto, proverò a buildare da capo un Lilligant Torkoal, magari con un Trick Room Setter in meno, visto che in Mimikyu non sono riuscito a usarlo appieno, e magari riusciremo a sfruttare questo team con una terza strategia. Quindi vi rimando alla prossima puntata e ciao a tutti.